Allora, questa per noi è una giornata importante. Io ringrazio tutti gli operatori che sono presenti qua, perché volevo parlare anche direttamente con loro. È una giornata importante per il quale abbiamo lavorato quasi 6 mesi. Sembra che è una cosa semplice, sembra che è un fatto, diciamo così, quasi di un evento di comunicazione. Non è così. Noi abbiamo lavorato per 6 mesi per cercare di curare un antico male di Roma, delle strutture comunali, oggi Roma Capitale. Qual è questo problema, questo male? È il fatto che sulle strade di Roma, nella quotidiana lotta per il decoro e contro il degrado, per troppo tempo ognuno è andato per conto suo. Passavano gli operatori ecologici dell'AMA e pulivano per terra, poi arrivava il servizio giardini e tagliava e potava gli alberi, e poi arrivava il servizio di fissioni, e poi arrivava le strutture del commercio per cancellare quelli che sono i cartelloni abusivi, e poi arrivava la realtà del decoro sociale, insomma tutta una serie di realtà che si muovevano a spot, in maniera scoordinata, con enorme spreco di risorse e con pochissimi controlli. Ecco, noi da oggi diciamo che parte il grande progetto del decoro integrato per la città di Roma, e le persone che stanno qua attorno a noi, le persone rappresentate dagli agenti della Polizia Municipale, le persone rappresentate dalle squadre del decoro dell'AMA, le squadre per la diffissione, i volontari che sono presenti, che ringrazio, l'ARVUC, i carabinieri in congedo, gli agenti ambientali, queste persone sono le persone che sono la nostra avanguardia nel fare questo lavoro e nel realizzare questo salto di livello. Noi siamo consapevoli che qualsiasi discorso su Roma Capitale che non parta dal decoro quotidiano, che non parta dal modo in cui si presentano le nostre strade, non avrebbe senso, sarebbe costruire un palazzo senza le fondamenta. Ne siamo consapevoli. Ogni qualvolta lanciamo un grande progetto, sappiamo che prima, e per rendere credibile il grande progetto, le strade che portano a quel palazzo, a quell'intervento, altre cose devono essere pulite, devono essere ordinate, devono essere vivibili per i cittadini. E sappiamo che quelli che pagano il prezzo di questo non sono i ricchi, non sono i potenti, non sono coloro che in qualche modo magari sfrecciano per Roma chiusi nelle loro macchine. Chi paga il prezzo di questo degrado sono i più deboli, sono i più umili, sono chi vive la vita quotidiana, sono le nostre mamme che magari vanno a fare la spesa e lo fanno spesso facendo un vero e proprio percorso di guerra per poter arrivare da un punto all'altro della città. Tutto questo deve finire. Roma ha le energie umane, economiche, sociali per porre fine a questa leggenda che circola per il mondo: il degrado di Roma, le immagini negative di Roma, le scritte di Roma, le realtà sulla polizia. Io credo che dei passi importanti in questi mesi, in questi 2 anni e mezzo, sono stati fatti, in particolare per quanto riguarda l'AMA, la riorganizzazione dell'AMA e la polizia, tutti i vari dipartimenti hanno operato, ma per avere un risultato vero bisogna lavorare in squadra. Questo è il senso dell'operazione che noi facciamo. Se io pulisco per terra, ma nel muro che sta in quella strada ci sono pieno di scritte come vediamo qua davanti, la sensazione che abbiamo non sarà mai di pulizia, sarà sempre una realtà di sporco, una realtà di divisione e di mancanza di empatia fra il cittadino e il luogo in cui si vive. Noi amiamo casa nostra. Ma andiamo a casa nostra perché ci ritroviamo, perché è nostra, perché è fatta della nostra immagine, della nostra volontà di vivere. Dobbiamo ragionare allo stesso modo per la città, perché se io vedo riflesso quello che io sento nella città, nel modo in cui la città viene tenuta, poi sono indotto anche a comportarmi meglio, a non sporcare. Se trovo una strada già sporca non penso al pezzo di carta che butto per terra, ma se quella strada è pulita sto istintivamente più attento, e se non sto attento ci deve essere chi va a controllare. Allora, è stato detto, non lo voglio ribadire, tutto questo ragionamento si incardina su 3 fattori fondamentali. Il primo, e ringrazio la Polizia Municipale, il suo comandante, della disponibilità che è stata data nei confronti del Dipartimento del Decoro guidato dal Tommaso Profeta e dall'assessore De Lillo. Il primo dato di fondo, il primo aspetto è quello del controllo.
questi poliziotti municipali, questi agenti della polizia municipale saranno il nostro controllo, sarà il nostro terminale diretto sul territorio. Realmente rimesso a posto, e vogliamo saperlo per la CEA, per l'AMA, per i dipartimenti comunali, per tutti coloro che operano nella città. Il compito di queste persone è quello di controllare il territorio e di completare l'opera della polizia municipale sul versante delle grade. Questo è il primo pilastro. Il secondo pilastro è quello relativo all'AMA e ai nuovi servizi dell'AMA. Noi ci siamo resi conto, e devo dire che io stesso, che faccio il sindaco ormai, che è divelto, che è sporco, che è in qualche modo ormai improprio, bisogna intervenire, bisogna fare in modo che ci sia la vera realtà, e il dipartimento venga impegnato da questo punto di vista. Questo vale per i cartelloni, vale per i servizi sociali, vale per tutte le realtà. Non voglio farla più lunga perché le parole e le chiacchiere stanno a zero, ma su questi tre livelli, su questi tre pilastri, la nostra realtà si mette in movimento e vuole dare l'esempio. Attorno all'esempio dell'istituzione si devono muovere anche i cittadini, quindi tra qualche giorno presenteremo la fondazione che deve mobilitare i cittadini sul versante del decoro e del degrado, però l'istituzione oggi si presenta a compatto. Io mi rivolgo a voi della Polizia Municipale, del decoro, dell'AMA, di volontari, mi rivolgo a voi. Non fate sconti, cercate di essere intransigenti, dobbiamo essere ambiziosi, non ci dobbiamo rassegnare, la realtà può cambiare, dobbiamo dimostrarlo alla quotidianità, e voi siete impegnati per primi a fare questo grande intervento e questa grande realtà. Mi raccomando, non tradite le aspettative non tanto mie quanto la città di Roma, ma io sono sicuro che non lo farete. Grazie. Grazie.